Buonasera amici ascoltatori e appassionati del futsal, si torna in campo per la sesta giornata, il turno infrasettimanale nel campionato provinciale. Lanzio Lavinio, Atletico Anzio Lavinio, ospita l'Arca, la polisportiva Arca, formazione romana guidata dal tecnico Di Giacobbe. Tutto pronto, manca soltanto il fischio d'inizio, si parte in questo velocemente. Aiello, la possibilità, se ne va, libera verso sinistra, c'è in mezzo Danella, poi prova invece Aiello. Danella, il retropassaggio, c'è Coletta che apre a destra, adesso si è spostata verso Aiello che riceve, si è accentrata, prova il carico e il tiro non trattenuto, c'è la rete, il vantaggio, cambia quindi il risultato al quarto minuto di gioco della sua compagna di squadra. Il subito capovolgimento di fronte con la Iaria, dalla distanza ci ha provato Mazza, adesso con Mastro Francesco che gestisce verso il centro, c'è Aiello pronto per caricare il tiro, ci prova sul mancino, all'indietro per Aiello che apre al centro dove c'è Mastro Francesco. Aiello si defila un po' troppo, prova la soluzione comunque smanacciata da parte di Misterioso, è subito sul fallo del retropassaggio, Mazza dalla distanza. Vede anche il piazzamento delle compagne di squadra, subito c'è Di Lorenzo, prova a girarsi con il mancino, il tiro a sinistra verso Aiello, sarà anche lei verso Di Lorenzo, poi subito il passaggio verso dentro l'area, Mastro Francesco, Aiello trova la possibilità per dare a Di Lorenzo che carica il tiro, Mastro Francesco in mezzo, c'è Di Lorenzo che apre adesso per Aiello, la sciabolata, la botta, c'è Mantese che si fa vedere, va a ricevere, apre subito di nuovo il retropassaggio verso Aiello, il tiro, ma stavolta è il palo a dire di no, ancora sulla doppia conclusione Aiello. Danella con il tacco mette in mezzo, corre molto velocemente Aiello, il raddoppio di Giulia Aiello e c'è il 2-0, doppietta personale, bellissima questa azione. In avanti subito c'è Danella che recupera un importante, parte ancora una volta la cavalcata di Aiello, adesso la palla messa in mezzo, invece colpisce il gol, il tris da parte di Aiello, veramente. Ancora Aiello a sinistra, sale la palla messa in mezzo per Di Lorenzo, praticamente spara addosso al portiere Aiello. Di Lorenzo si fa spazio, ci prova dalla distanza verso la porta ospite, provando ad essere anche pericolosa con il tiro, lo spazio chiuso, Di Lorenzo stavolta se ne va da sola, ci prova la soluzione, ribattuta due volte da Misterioso, anche Mastro Francesco a lottare, poi va giù, c'è la scivolata di Coletta, c'è il calcio di rigore, la rincorsa è la parata di Maglione, attende anche l'inserimento delle compagne di squadra, sale Mazza, si gira, si accentra e c'è la risposta da parte di Maglione per Mastro Francesco che apre a sinistra dove c'è Aiello, si accentra, il tiro Aiello e finisce qui. L'arbitro dice che non c'è più tempo e può bastare. Atletico Anzio Lavinio batte Arca 3-0, decide la tripletta nel primo tempo di Giulia Aiello.